fatte scoprire noi. E sono fantasmagoriche. Ma vado, l'ho scoperto io, l'ho scoperto io. Ciao ragazze. Ciao ragazzi. Eccoci qua. Yeah. Nuovo video su prodotti da supermercato, shopping bio, noi lo chiamiamo così. È tantissimo tempo che vi facciamo questi video, non solo di prodotti e di cibo bio, ma anche di prodotti semplicemente buoni, che hanno buoni ingredienti, come vi faccio quelli dei cosmetici anche per il cibo. Non c'è bisogno di andare alla natura fine, prodotti biologici, a spendere tanti soldi. Troppo. Comunque la vita è cara e quindi noi vi diamo delle idee per trovare, che ormai anche al supermercato si trovano tantissime cose, si risparmia tanto e sono buone, quindi non vi fidate solo della dicitura bio, ma scegliete prodotti buoni, perché ci sono tanti prodotti che hanno buoni ingredienti e costano poco, si risparmia sul mercato, diciamo la verità, o no, Nancy? Tutto tu. Vai. Approvo. Approvi? Ok. Andiamo, dai. Abbiamo fatto un po' di acquistini misti nell'ultimo periodo in vari supermercati. Sì, sono cose che trovate in tutti i supermercati, guardate un po', si trovano. Esatto. Alcune cose già abbiamo mangiato, altre ovviamente, sono... tipo questa. Allora, ve la faccio vedere subito. La farina d'avena, che se non facciamo il video l'altro poi era pure finita, perché ogni volta la andavo a prendere. E noi conserviamo le cose, sì, perché lei quasi ogni giorno fa sempre i pancake, esatto. Quindi finisce sempre di più. Con questa farina. Qua vi ho fatto il video, pancake, c'ho anche il porridge, la adoro tantissimo. E con questo ho fatto anche la ricettina di cosmetica naturale, appunto per un trattamento per il viso, perché la uso tanto. Ah, mille usi? Sì, sì, sia per il cibo che per i cosmetici, Nancy, la adoro proprio, poi non costa tanto. Costano tipo tra 1 e 2 euro, quindi risparmiato un casino al supermercato. Poi ho comprato questa, una cosa super golosa. Ovviamente il cioccolato. Dove c'è il cioccolato c'è niente. Gallette di riso al cioccolato. Queste c'è sopra il cioccolato fondente, mi piacciono, poi guardate, sono praticamente confezionate singolarmente. Vabbè, però ce n'è una aperta, ogni confezione ce ne sono due, una se la sarà mangiata mia madre. Sì, diamo la colpa a mamma adesso della galetta che si sta affogando. Comunque sono buone da portare in ufficio, a scuola, le portate con voi nella borsetta, avete due gallette di riso col cioccolato. A noi piacciono senza, tanto. Ovviamente senza olio di palma, senza zucchero. Tutto quello che facciamo vedere è super sano e senza olio di palma. Costano poco. Sì. Queste le fanno parecchie case, sì. Tipo si trovano anche a Lidl, all'MD. Devo dire che queste qua... Queste sono più croccanti perché c'è il riso integrale, una galetta di riso integrale. Hanno qualcosa in più, sì. Tutto perché il riso è integrale e poi è molto molto croccante, quindi adesso te la vuoi anche mangiare, sono sicura. Comunque odore di cioccolato, buonissima, beh, noi le adoriamo tanto. Dopo facciamo una merenda. Poi una cosa che ho stra adorato, infatti praticamente è quasi finita anche questa. Guardate, cioè sono rimaste pochissime bustine. Questa tisana, ma com'è buona, io l'adoro, cioè veramente. Io l'adoro, cioè. Questa tisana che non mi ricordo neanche come, dove abbiamo comprato, comunque sicuramente al supermercato. Sapete quali sono i supermercati che non andiamo sempre. E si chiama tisana ecosolidale rilassante e praticamente è a camomilla, citronella e passiflora. Ha un effetto rilassante, quindi ottima la sera prima di andare a dormire, ma anche molto digestivo e sgonfia pancia. Io l'adoro. Sa un poco di, come dire, Nancy, il sapore. È dolce. Sente la camomilla, però si sentono anche altre erbe, quindi non disgusta. Bravo. Mi piace. Sa tipo anche un po' di mela, non sì, so spiegarlo. Un po' fruttato, anche vero. Se non c'è la mela, però è un po' fruttato. Sì, però sì. Ci sono frutti di aneto. Ah, comunque. Ecco. Ragazze, se la trovate, prendetela perché è troppo buona. È una camomilla però più buona. Sì. E lei la camomilla... A me la camomilla non piace in assoluta perché è troppo forte. Invece questa, devo dire, è buona. Sì, sì, mi piace. Ragazze, l'ho fatto scoprire una cosa troppo buona. Io ne sono ossessionata, l'adoro troppo. Poi l'abbiamo scoperta per caso. Così. Caso, proviamo. Perché noi siamo ossessionate, compriamo 3000 tisane. Sì. E quindi ho detto, questa è nuova, proviamola, ottima. Abbiamo comprato le gallette di farro. L'avete visto anche a Conad, le abbiamo trovate. E quindi poi abbiamo comprato anche qui e sono buone queste che poi abbiamo sono scoperto croccanti. Anche queste qua stanno in tutti i supermercati praticamente, sì, non noi solo pensavamo a Conad, invece poi abbiamo trovate dappertutto, sono buone, sono praticamente contengono solo farro e sono molto molto croccanti e, mi piacciono sia col dolce che col salato, sì. Aspetta, quelle di riso, queste hanno qualcosa in più, sono più saporite, sono buonissime. Le nostre preferite sono le gallette di farro,
Essendo che sono di farro, hanno un sapore più croccante e intenso, no? Quelle di riso sono un po' sciapite. Sì, non sono croccanti, si attaccano sotto i denti. Questa farro ve le abbiamo fatte scoprire noi! E sono fantasmagoriche! Bombardo, l'ho scoperto io, la galletta di riso! È vero! Però no, è vero, perché tutti quanti lodano quelle di riso, ma queste di farro sono... magari sono sfigate. Invece sono buone. Sono troppo molto più tanto buone. Vabbè, ho capito, è questo che basta, mi sono scocciata di farlo vedere. Sembra pure che l'Alpro mi paga, ma non è vero, perché io pago l'Alpro. Se l'Alpro mi vuoi regalare qualche tartone, che io consumo questo latte in una maniera incredibile. Latte di cocco che trovate in tutti i supermercati ed è buonissimo, ha poche calorie ed è buono, io l'adoro con il caffè, con il cacao, è fantastico. Basta, l'ho già mostrato anche voi. Abbiamo comprato questi. Questi sono dei crackers biscotti, crackers integrali di riso senza glutine, con quinoa. Sono un gusto particolare. Questa è una novità. Farina di riso, farina di mais, farina di quinoa, sale, insomma... È un buon devo dire che mi ha stupito molto questa cosa di queste marche, che anche commerciali, no? Come vi dico, che praticamente stanno facendo qualcosina di più sano, sì, bio, ma comunque più sano. Integrale, come in questo caso, che sono integrali. C'è specificato che sono cracker integrali senza glutine, con quinoa, quindi la particolarità che non hanno olio di palma e hanno ingredienti pregiati, ed avendo la quinoa sono anche molto proteici. Sì. Proprio scritto proprio bio, io non avevo visto, sono proprio bio, quindi una novità assoluta. Poi questi qua, che praticamente sono Yuasa, non sono altro che Yuasa, che sono anche un cibo che noi mangiamo spessissimo, che non si trova solo a Lidl, come vi dissi nel video che feci, ma in tutti i supermercati. Questi qua sono al sesamo, quindi sono più buoni. Sì, perché c'è tutto il sesamo sopra. Sono buonissimi da mangiare, invece del pane sono molto più sani, leggeri, perché non hanno lievito, quindi non gonfiano la pancia. Farina di segale integrale, quindi che è super super leggera. E poi c'è il sesamo. Sono anche una cosa che magari, se non avete il pane fresco, avete questo per riserva, insomma, oppure per uno snack, uno spuntino. Ma io cosa ho comprato? Un'altra cosa dolce, ovviamente. Ovviamente. Biscotti integrali di avena, questi sono buoni, sono della Germinal Bio. Che questa marca, però devo dire che c'ha tante, perché c'ha tante cose con l'olio di palma, invece questi qua no, vero? Questi si salvano, sì, hanno avena integrale, farina integrale di orzo, zucchero di canna, olio extravergine di oliva, olio di girasole, varie cosine. Sono olio extravergine di oliva, senza latte e senza uova, sono vegan, infatti c'è anche... completamente vegani, e sono praticamente un tipico frollino semplice, croccante, da zuppare nel latte, nel lattino. Da zuppare nel latte, nel lattino. Per farci qualcosa da mangiare. Poi mi ha amato questo qua, questo lo stra adoro troppo, appunto questo è il cocco, è il fratellino di questo, guarda, tutto cocco, è il cocco, è il fratellino, questo al cocco Fruyo è troppo buono, e non si trova sempre al supermercato, almeno io trovo sempre quelli là, cash, vaniglia, caffè, che sono anche, li adoro anche quelli là, però questo qua quando lo trovo ne prendo sempre più di uno, faccio scorta. È tipo un dessert, non è uno yogurt. È un dessert questo qua, è troppo buono, e questo l'ho usato nel video che vi ho fatto cosa mangio in un giorno, ho fatto una merenda con questo qua, quindi andate a vedere quel video. Se avete voglia tipo di gelato al cocco, magari mangiate questo, che è un po' più sano ed è buonissimo, buonissimo. L'ultimo abbiamo comprato. Spesso ce lo chiedete nei video, brava, questo è quello che siamo noi e l'abbiamo comprato al supermercato. Questo era quello che costava un po' di meno, perché comunque è un po' caro lo sciroppo d'acero. Questo era quello che costava, però comunque, tipo 4-5 euro, però dura un sacco, ragazzi. Sì, perché se ne usa poco, comunque se ne si dosa tipo a cucchiaini, quindi è molto dolce ed è un'alternativa sana allo zucchero, perché come sapete lo zucchero bianco non è un alimento sano, non è un ingrediente sano. Questo invece è un alimento molto molto sano e dolcifico uguale. Sì. Cioè, se voi fate il caffè e vi mettete questo, oppure differenza, una torta, noi facciamo tante ricettine, non si capisce la differenza, avete mangiato qualcosa di più sano, sì, e a differenza di altri dolcificanti, questo è proprio in sapore, è solo dolce. Ce ne sono tanti, ma questo è il nostro preferito, sciroppo d'acero. Diamo un bacio grande, speriamo che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi, mettete mi piace e tanti tanti baci. Ciao! Ciao!